sono molto felice di essere qui per questi 3 mesi, sinora veramente sono stato benissimo. E quindi inizio, questo è appunto il titolo del progetto di ricerca. Vabbè, mi ha già introdotto Elisa più che bene, io voglio solo far vedere appunto che nel corso della mia carriera, vabbè, ho studiato la Terra, poi ho iniziato a studiare Marte dal 2003, ho interrotto nel 2010, dal 2010 a marzo essenzialmente mi sono occupato soprattutto di Mercurio dall'inizio e di Giove e satelliti, Ganimede, Europa, Io limitatamente, Callisto, questo perché ho collaborato con il team di Pasquale Palumbo ed altri che stavano sviluppando camere nel visibile per la missione Simbio, per la missione Baby Colombo verso Mercurio e Juice verso Giove. Quindi negli ultimi 2 anni e mezzo, un po' purtroppo, un po' per fortuna, mi sono un po' di più buttato sulla targeting, operations, obiettivi scientifici, eccetera, eccetera, però quantomeno questo mi ha portato a diventare co-investigator della camera che sarà su Juice, anche se arriverà nel 2031 e non sarà, non so, vabbè, non lo sappiamo nessuno dove saremo, però insomma, 2031 è una data piuttosto per vedere poi tutte le cose. Vabbè, quindi oggi parlo invece, ecco, questo era solo per far vedere che la mia felicità deriva anche e soprattutto dal fatto che adesso sono ritornato qui, diciamo, e riprendo primariamente Marte, portando in parallelo anche Mercurio e Giove, quindi tornando alle mie cose, che riguardano appunto la geologia e l'idrologia di Marte. Quindi oggi introduco velocemente questa, poi passo a parlare del mio progetto, quindi il perché e il come e i risultati che mi aspetto. Vabbè, Marte chiaramente per un geologo è il pianeta più bello da studiare, perché c'è stato un traffico incredibile negli ultimi 50 anni tra satelliti, rover e lander che consentono di fare degli studi di dettaglio da remoto, secondo me paragonabili tranquillamente a quelli che si possono fare da remoto di una zona della Terra che non conosciamo, diciamo, se non meglio. La topografia è questa, la dimensione è, diciamo, circa un terzo della Terra. La topografia, appunto, c'è un emisfero molto antico a sud ed elevato, e uno depresso a nord è più giovane. Questa infatti è la geologia molto grossolana, diciamo, delle 3 principali in cui è stata divisa la storia geologica di Marte sulla base delle caratteristiche superficiali. E come? Questo è un aspetto che non so se lo conoscete, però molti si interrogano. Un geologo, vabbè, sulla Terra usa i fossili, ma su Marte usa i crateri. Su Marte e sulle altre superfici planetarie di tipo roccioso, ma anche ghiacciato, perché il principio è quello del crater counting, cioè una superficie planetaria più è stata esposta, quindi da più tempo si è formata, e più deve aver registrato impatti sulla superficie. Questo almeno fino a 3.8 miliardi di anni fa, quando poi forse il bombardamento è diminuito sensibilmente. Comunque, sulla base di questo principio è una comparazione. Sulla base di questo principio si datano le superfici in maniera relativa, cioè una superficie con più crateri è più vecchia di una con meno crateri. Sulla base, combinando questo con la datazione delle rocce lunari riportate a terra, che hanno consentito di tarare appunto quella superficie X con tutti i crateri è così antica, e delle comparazioni del flusso di crateri atteso a Luna e Marte o Mercurio o un altro pianeta, si riesce ad elaborare appunto una size frequency distribution in base al diametro, al numero di crateri per chilometro quadro, che restituisce delle isocrone temporali, come parole. Queste qui rappresentano idealmente una superficie della Luna che ha 10 milioni di anni vecchia, dovrebbe restituire una crater size
Questo è un esempio di datazione, ad esempio di una zona di Marte, dove si vede di sopra una circa 3,7 miliardi di anni fa, e si vede questa cosa particolare, perché la tecnica si sta affinando notevolmente. Adesso si riescono anche, ad esempio, a valutare quando si hanno questi attraversamenti di isocrona, per poi andare a seguire in un'età più giovane. Con questo si definisce un evento di resurfacing, cioè questa superficie si è formata 3,7 miliardi di anni fa e poi ha subito un evento che l'ha ringiovanita a circa 845 milioni di anni fa, per cui parte così ma finisce sull'altra isocrona, perché diciamo che la parte ha subito un ringiovanimento, appunto, aumentando nella frequenza di crateri rispetto a quello che dovrebbe essere stata. Sul discorso vale l'ipotesi che non si mettono stelle, ma non sempre stelle. Sì, vabbè, chiaramente ci sono tutta una serie di... cioè il modello è essenzialmente basato sul modello, anche ipotizzare il flusso meteorico alla Luna, su Marte, rispetto alla Luna, tutti quei problemi, perché bisognerebbe scavato per la gravità, chiaramente, per la posizione del sistema solare e quant'altro, però questi aspetti qui non sono... Marte non ha uno scibile come la Terra, cioè come la Luna, poi salve, la sono uno schermo. Sì, ci sono tante problematiche, però quantomeno con le sue error bar, questo è il tool per datare, diciamo, le superfici. E quindi, riassumendo un attimo la storia geologica di Marte, come abbiamo visto nelle sue ere principali, questo è un lavoro che io ho collaborato, è stato sottomesso proprio un paio di giorni fa per la parte fluviale, riassume un po' gli eventi della storia di Marte divisi per processi geologici, quindi vulcanici, tettonici, fluviali, glaciali, e si vede come il fluviale si è concentrato essenzialmente in questa fascia qui, noachiana, esperiana. Su questi episodi, al di là dell'esperiano, secondo me ci sono moltissimi dubbi, però ci sono delle evidenze che sembrerebbero suggerire la possibilità. E quindi, venendo al succo proprio della cosa, ad oggi il fluviale, appunto, di Marte è molto importante nella sua storia geologica. È l'unico pianeta che mostra delle features, delle caratteristiche proprio chiaramente interpretabili come strutture formate da processi erosivi legati all'acqua, però appunto c'è questo range temporale molto lungo, anche in periodi inattesi, ad esempio in pochi, cioè da miliardi di anni in poi, quando Marte ha sicuramente perso l'atmosfera, temperature bassissime, non favorevoli per l'acqua liquida, che pongono molte domande sull'origine, appunto, di questa eventuale attività idrologica così giovane, e vedremo quale può essere il motivo. Quindi diciamo che ci sia stata acqua è sicurissimo, ci sono forme di drenaggio, ci sono, questo recentemente a terra, Curiosity, la sonda che è arrivata adesso, ha visto queste particolari rocce che si chiamano conglomerati, che ricordano appunto i conglomerati fluviali, cioè rocce che si formano sul letto dei fiumi a seguito del trasporto della cementificazione di una matrice che ingloba le varie brecce, eccetera eccetera, depositi vertizi e appunto paleolaghi. E questa è una mappa delle varie valli mappate sul Marte, questi segmenti neri e i possibili depositi vertizi sul fianco di Rossi. Questo è un altro esempio che secondo me è molto indicativo, appunto, di un paesaggio che chiaramente non può che essere stato affetto da fenomeni erosivi legati alle piogge e all'acqua. Qui abbiamo la scala, vedete appunto delle colline, delle creste, e questo pattern erosivo che ricorda appunto una collina che abbiamo qua di fronte, chiaramente dovuto a una zona di erosione, quindi trasporto e sedimentazione nei bacini. Appunto il delta, un delta fluviale, è un classico esempio di deposito sedimentario in un bacino che ospitava acqua. Questo è un esempio terrestre e questo è un esempio marziano scoperto
ormai una decina di anni fa, con le prime immagini ad alta risoluzione. Quindi non si vede, ma qui è il canale che entra, poi disperde tutti i suoi sedimenti nel bacino. Vabbè, sulla Terra abbiamo vari tipi di delta, anche su Marte, man mano che i dati aumentano, si riconoscono morfologie diverse, quindi processi diversi, evoluzioni diverse, qui vediamo una valle che entra nel bacino e forma questo deposito. Quindi, c'è un modo per datare la durata del fenomeno? Questo ne parleremo più là, proprio quello è il punto, diciamo. Un sottoclasse dei delta sono questi fan delta, cioè sono dei depositi alluvionali che non necessariamente hanno quindi un fiume ben significativo alle spalle, ma un semplice torrente o un piccolo drenaggio, che se non ha acqua nel bacino che lo riceve, diciamo forma questa forma qui con l'aria alluvionale, se questa finisce in acqua diventa un fan delta che si riconosce perché appunto dovrebbe mostrare le evidenze dell'interfaccia con l'acqua. Esatto. Quella di destra era una foto della Terra. Sì, questa sono tutte e due da testi. Vabbè, sulla Terra riconosciamo tanti esempi, anche fossili. Questo è in Grecia, un corpo sedimentato in delta, appunto, che qui c'è il Golfo di Corinto, diciamo, in questa a destra, e questo si depositava qui e si è formato su nel tempo fino a raggiungere uno spessore di 700-800 metri. Cioè attualmente questa superficie, che era a livello del mare di decine di anni fa, si trova a 800 metri sopra il mare, che si trova qui. E questo è tutto il deposito che nel tempo si è formato. Sulla Terra, appunto, sono così, hanno questa classica forma a ventaglio con un gradino piuttosto brusco di raccordo tra il livello del mare e il fondo del bacino. E li vediamo in queste forme qui. E questi sono esempi marziani, dove questa barra è larga 5 km. Qui vediamo, ad esempio, una valle che entra, un canale, e questo deposito a ventaglio in 2D e in 3D. E qui lo stesso in 2D e in 3D. E appunto dicevamo i dati e gli strumenti per identificarli. Nel seminario dell'anno scorso avevo fatto vedere un esempio proprio di come si fa con i livelli possibili dell'acqua in base alle morfologie. Adesso questo non lo faccio vedere con più in dettaglio per andare più a parlare del progetto che potrei sviluppare qui. Però ci sono tantissimi dati, sia di immagini che di topografia, che di spettroscopia, per cui questi sistemi sono ben studiati, ormai non c'è più dubbio che questi siano sistemi lacustri, paleolacustri, fluviali. Un esempio che è mio, perché ci sono molto affezionato, che si è evoluto, diciamo, negli anni, con varie conferme, prima da immagini a più bassa risoluzione, poi ad alta risoluzione, adesso anche dalla spettroscopia che stiamo preparando, ed è questo qui, cioè un lago ricostruito e datato a circa 3.5 miliardi di anni fa. Poi con l'immagine ad alta risoluzione, appunto, abbiamo visto anche le possibili linee di costa in dettaglio, dove vedete qui questa rottura di pendio qui nella topografia, è comparata anche con esempi terrestri, questo è su Marte, questo la linea di posta antica sulla Terra, e alla base, qui sto correndo un po' perché lo do per scontato, insomma non entro troppo in questo dettaglio, alla base di questo deposito ci sono questi depositi, questi strati bianchi che recentemente appunto abbiamo analizzato con uno strumento, uno spettroscopio ad imaging, e questa è una mappa del contenuto di minerali idrati. In rosso ovviamente indica una maggiore presenza di minerali idrati e si vede come in questa zona appunto ci sia una concentrazione più alta di minerali idrati. Vi dico subito, per evitare le domande, questa zona qui non dà risposta anche perché è piena di polvere, cioè lo spettrometro chiaramente è significativo per i primi, direi quasi micron della superficie, quindi se c'è della polvere lo spettro è figo. Anzi, queste zone si
questo è la libreria spettrale di un candidato che ci sembra più vicino in base alla posizione dei minimi, delle bande, eccetera, che è un filosintato idrato, che è un minerale argilloso, contiene alluminio, oppure un altro minerale argilloso, sempre idrato, che però contiene rame come minerale secondario. Quindi queste forme sono in tutto e per tutto paragonabili a forme terrestri, qui vediamo una scala sempre di 5 km, il deposito sarebbe questo, in questo caso vediamo il canale reattivo, così come è stato qui prima che il sistema si portasse. E questi depositi appunto sono dei depositi evaporitici, cioè quello che resta di un lago che evapora, cioè cose del genere, che sono di interesse dei, quindi dei landing site marziani, perché danno chiaramente indicazione di un'attività idrologica. Non a caso Curiosity, che adesso è su Marte, è stato mandato su uno di questi possibili paleolaghi, qui vediamo una sua foto dove ha fotografato delle vene, diciamo, di concrezioni calcifiche, in questo caso ferrose, quindi di siderite. E anche la missione ExoMars, ad esempio, cerca dei target di tipo potenzialmente astrobiologici, e questi sedimenti lacustri sono tra i preferenziali. Perché? Perché? Perché adesso entriamo nel problema. Vabbè, ad oggi ci sono vari depositi, una cinquantina almeno, ma il problema appunto di questi detta sono molto importanti, perché ci dicono che sono evidenze di acqua stabile sulla superficie del pianeta. Ci fanno capire, o ci possono permettere di ricostruire qual era l'idrologia a quel tempo. Quindi sono degli indicatori paleoidrologici e paleoclimatici. Datarli e correlarli ci può far capire qual è la storia di Marte, l'evoluzione dell'acqua su Marte, quindi quali sono stati, se ci sono stati dei periodi abitabili, ed infine sono importanti per la selezione dei siti dove attivare. Però c'è una domanda principale che potrebbe inficiare sia l'importanza dal punto di vista, diciamo, paleoclimatico, ma anche quella, diciamo, dal punto di vista astrobiologico, e quindi anche la loro importanza come siti di atterraggio. Ed è, diciamo, quella a cui io vorrei contribuire a rispondere con questo progetto, perché appunto gli aspetti più complicati sono il tempo di formazione, come chiedeva giustamente il direttore. Questo qui è molto mal definito, perché vari autori hanno tirato fuori stime che vanno, come si dice, che vanno attraverso 6 ordini di grandezza, quindi dai giorni sino ai milioni di anni, e da questo chiaramente deriva il possibile meccanismo, cioè in base a quanto tempo ci vuole formarli posso capire se sono il frutto di un ciclo idrologico pseudo terrestre con un clima, con delle precipitazioni, un'atmosfera stabile, eccetera eccetera, oppure di eventi catastrofici tipo un impatto cometario o un'eruzione vulcanica o un impatto craterico, semplicemente, che vanno a sciogliere del permafrost, che sicuramente c'è talmente nella crosta a varie profondità, e quindi fondendo l'acqua generano un sistema di questo tipo effimero. Immaginate di vedere che arriva qui, forma sciogliere l'acqua in maniera catastrofica, forma la valle che confluisce in un cratere da quel deposito, ma non necessariamente abbiamo bisogno magari di un clima pseudo-terrestre. E quindi questo ha fortissime implicazioni paleoclimatiche e astrobiologiche, capire in quanto tempo si forma. Allora, noi appunto vogliamo cercare di capirlo utilizzando due codici numerici, uno si chiama Selflux e un altro Hydroten, che sono stati testati ampiamente sulla Terra negli ultimi, sviluppati, testati, implementati, aggiornati negli ultimi almeno 25 anni. E attualmente sono mantenuti e sono parte di una suite ampissima di codici gestita appunto dall'Università del Colorado presso questa Community Surface Dynamics Modeling System, che appunto gestisce tutta una serie di codici
flux simula appunto la deposizione di questi sedimenti quando entrano nel bacino. Gli input sono le caratteristiche quindi del fiume e del bacino che lo riceve, quindi la velocità, l'ampiezza, la profondità dei canali che possono essere mediati, oppure la batimetria, quindi la topografia del bacino che li raccoglie, e le proprietà dei sedimenti, ma si possono introdurre anche ad esempio la tettonica, variazione del livello del mare, onde nel bacino, correnti, maree e quant'altro. Cioè il codice è veramente molto potente, rappresenta vari processi, quindi io vi dico soltanto questi due, che sono quelli di a succo della cosa, cioè il surface plumes e l'hyperthicknall plumes, cioè il codice simula come i sedimenti, in base alle loro caratteristiche fisiche, densità, della volumetria e quant'altro, quando entrano nel bacino, in base alla densità dell'acqua, del fiume, del bacino, alla gravità e quant'altro, si dividono in un surface plume, che è quello classicamente dopo la pioggia al mare, l'acqua che diventa marrone, cioè i sedimenti che portati dal fiume entrano nel mare e rimangono più o meno in sospensione, appunto, e vengono depositati solo con processi molto più lenti, e invece l'hyperthicknall plumes, che è quello che deposita il carico del fondo fiume, cioè il fondo fiume che entra nel mare ha un carico che rotola, cammina più grossolano, sono le brecce, i sassolini e quant'altro, che invece vanno per gravità direttamente dal fiume, passano sul fondo del mare senza entrare mai in sospensione. Però oltre a questo simula tanti altri processi, e gli output sono di vario tipo, quindi la distribuzione delle grain size nel bacino, l'elevazione, la morfologia e quindi anche come si modifica il fondo del bacino in termini di pendenza, eccetera eccetera. Vabbè, questi sono in formato binario e i runtime sono veramente lunghi in funzione di qual è la risoluzione, la scala di risoluzione e la scala temporale che si vuole anche simulare chiaramente. Quali sono gli improvement per cui noi riteniamo che questo sia importante e possa dare delle maggiori indicazioni? Chi si è occupato in passato di appunto di questi tempi di formazione ha usato un approccio molto semplificato che includeva ad esempio un flusso costante di caratteristiche uniformi con una sola grain size, cioè una sola frazione, cioè un fiume composto da un flusso costante con le stesse condizioni di velocità, andati alti e tutto quanto, anche nel tempo, con una sola granulometria che per forza deve depositare, proprio forzato in questo modo, il materiale quello sospeso alla foce del fiume, quindi senza consentire eventualmente che questo possa andare disperso nel bacino, e poi appunto i processi di divisione, quelli di cui vi parlavo prima, non simulati, cioè un modello molto semplice di diffusione più o meno per gravità di questi sedimenti quando entravano nel bacino, senza considerare altre interazioni. Invece il nostro approccio, prima di tutto, introduce i settling rates, cioè le proprietà appunto di flocculazione, di sedimentazione di questi sedimenti, che possono girare in tutto il bacino, quindi non necessariamente si devono fermare lì come è stato dimostrato in questo approccio. Considera le densità, varie granulometrie, considera i processi deposizionali, quindi ad esempio il fatto che il delta mentre si sta formando possa franare e quindi perdere parte del suo volume lì, ma trovarlo più lontano, eccetera, eccetera. E anche appunto la batimetria che si evolve nel bacino, mentre negli altri casi non era proprio considerato. E questo invece è l'altro codice che ha Eurotrend, che senza entrare troppo nel dettaglio, molto più semplicisticamente, in base all'ipsometria del bacino, cioè alla topografia del bacino che raccoglie le eventuali piogge che poi confluiscono in questo drenaggio che poi va nel mio fiume, che va nel mio lago, mi simula le portate solide e liquide, quindi di acqua e di
l'altro nel tempo e mi porta alla mia foce i sedimenti e l'acqua che posso dare in pasto direttamente all'altro codice Sandflux, cioè questi due codici possono essere accoppiati. Questo climatico che genera, diciamo, le portate solide e liquide alla foce può dare gli output in pasto come input di Sandflux per chiudere, diciamo, tutto il sistema. E quindi diciamo che questi sono degli esempi di output, questo è il mio bacino di drenaggio, che io con i miei dati da satellite topografici ho evidenziato, ci faccio piovere e in base a regime climatico che stabilisco io e in uscita ho la distribuzione delle mie portate liquide e solide nel tempo che volendo posso dare in pasto al mio codice Sandflux che mi simula poi come questi sedimenti, qui vediamo la distribuzione delle granulometrie nel bacino, questa è l'acqua diciamo, entrano e si dispongono nel bacino in 2D e in 3D. Questo appunto avviene in questo computer in Colorado. In particolare, diciamo che i task sono tre. Uno che riguarda la simulazione parametrica, per cui vogliamo variare l'input, quindi l'acqua o i sedimenti, e vedere in risposta che cosa succede al deposito che si forma. Due, che è il più importante, vogliamo cercare di riprodurre i depositi marziani, almeno se non tutti, una buona proporzione significativa per appunto provare a rispondere alla domanda principale, come appunto facendo lavorando in maniera indiretta, cioè raccogliendo le informazioni, le dare input, poi fare la simulazione e vedere quanto fitta con l'osservazione. Come ultimo passaggio, una volta aver ricostruito, diciamo, confidenzialmente il deposito, provare e quindi aver visto quali sono gli input per ricostruire quel delta, vogliamo provare a generare quegli input in maniera sempre indiretta con AgroTrend, variando il clima per capire qual era un clima compatibile con quegli input. Non so se è stato chiaro, per esserlo un po' meglio forse vi parlo di questo, cioè che la divisione dei task appunto forse, cioè nel task 1 io arbitrariamente vario la quantità di acqua, sedimento, le granulometrie eccetera eccetera, faccio lavorare il mio Sandflux e vedo come mi varia la mia morfologia dei depositi, volumi e quant'altro, semplicemente per determinare le condizioni al contorno, vedere anche questo in comparazione con la Terra, per esempio se la gravità ha un effetto e quanto è importante sui processi base. Dopodiché voglio passare a riprodurre i veri delta marziani, questo quindi andrò a calcolare le portate solide e liquide dalle osservazioni che faccio, adesso vi faccio vedere come, e quindi anche le grain size le prenderò verosimili da marziani, la batimetria che ce l'ho dal mio modello del terreno del cratere. Quindi userò questi input iterativamente con Sandflux, variando i tempi di formazione, di simulazione e quant'altro, fino a che non otterrò un match in termini di morfologia, volume, soprattutto, con la mia osservazione. Quindi se il risultato sarà positivo, avrò ricostruito l'idrologia e le condizioni sedimentologiche verosimili per la formazione di quel delta, incluso il tempo. Ma mi manca il clima, perché per fare il clima in teoria avrei bisogno di un simulatore di quelle portate solide e liquide da un punto di vista climatico, cioè devo capire qual è il clima compatibile con quel tempo di formazione, sempre chiaramente, per generare quegli input che mi funzionavano in maniera diciamo slegata dal clima. Quindi input diciamo che per il task 1 appunto sono arbitrari, per il task 2 che è quello più succoso che appunto indica l'osservazione, userò la morfometria dei delta attuali, quindi tutti i dati che abbiamo visto, fotografia, immagini e quant'altro per ricavare i parametri.
size sono state praticamente derivate da in passato dalle missioni a terra, lander, Deep Viking, Pathfinder, eccetera, eccetera, c'è molto lavoro, sono immagini dei microscopic imager montati su questi bracci, di persone che si sono messe a contare i grammi per derivare poi le curve di distribuzione della neuronetica. Curiosity, infatti questo è stato un ulteriore vantaggio che avrò, è che Curiosity appunto adesso è atterrato su uno di questi possibili laghi e ha fatto delle foto di sedimenti proprio di una di queste colonie alluvionali, quindi si conoscono meglio quali possano essere le granulometrie e la loro distribuzione in questo tipo di depositi, e io userò questo. Il nodo debole di tutto è predire il trasporto sedimentario. Questo è un problema pure sulla Terra. Pensate che si è occupato anche Einstein nel 50 con il figlio Hans qualcosa Einstein, che si stava occupando di questo problema del trasporto di sedimenti sospesi, e il padre pare che ci sia la leggenda che gli disse che preferiva occuparsi della reattività perché era più semplice, perché c'era un minor numero di variabili in teoria, scusate, nella reattività piuttosto che nel trasporto sedimentario. Quindi questo è, diciamo, il nodo debole della catena, però è stato quello che hanno fatto anche gli altri, diciamo, l'approccio è questo, non si può andare oltre, diciamo. E quindi proprio tecnicamente questo è un esempio, qui la scala, per farvi capire, non so, questo cratere sarà forse un 30-40 km, no, più 50, e questo è esempio un modello del terreno che mi permette, qui la topografia è bianco, alto, verde e basso. Uno di questi possibili sistemi paleolacustri, dove si vede una valle che entra in questo bacino, deposita questa cosa a forma di triangolo, del taglio, del toglio più o meno, e in questo caso è un sistema piuttosto complesso perché molti non hanno ad esempio poi un emissario, in questo caso abbiamo anche gli emissari che vediamo a varie complessità, forse questo è stato il primo, successivamente si è rotta anche questa diga qui, i canali hanno drenato l'acqua dal bacino, e io qui posso fare tutta una serie di misure, ad esempio chiaramente profondità del bacino, volume del deposito, profondità dei canali, lunghezza e quant'altro. Per darvi un esempio, ad esempio posso fare un profilo attraverso questi canali per farvi capire qual è il grado di potere risolutivo di questi dati, cioè qui stiamo guardando questa valle di uscita dove si vede appunto una valle principale, poi forse se ne vede un'altra, che è questa qui, cioè se escludete questo pezzo, e forse era questa più ampia qua che si vede, successivamente un approfondimento che è questo, è lo stesso di qua, cioè da questi parametri, larghezza, profondità, pendenza della valle, con quella formulazione si possono stimare le portate quel fiume, almeno ideali, cioè, è ad esempio un calcolo banale che si può fare, quanto tempo ci voleva svuotarsi questo cratere, ad opera di questi due canali, e provarlo a comparare con quanto tempo ci voleva per fermarsi in delta, perché adesso non si entra in alcuni dettagli, questo sistema origina proprio dal nulla, queste valli, dal nulla, una zona interessata da crateri, partono, entrano più e poi vanno via, ma non si capisce se è un evento più o meno catastrofico singolo, per cui è arrivato questo cratere, ha sciolto il ghiaccio, l'acqua ha drenato dentro, ha formato questo deposito in maniera proprio molto repentina, poi ha rotto il cratere ed è andata via, per cui si è formato in pochi anni, centinaia di anni, migliaia di anni. Questo è il problema, e noi appunto vogliamo affrontarlo in questo modo, misurando quindi, questo è un altro esempio, un altro delta, qui vedete in 3D appunto qua il canale che entra, questa è la piana, qui c'era l'acqua, diciamo, questa era l'interfaccia acqua-terra, questi erano gli ultimi canali attivi, qui lo vediamo dall'alto, io posso misurare la mia ampiezza e profondità del canale, da questi ricavarmi le mie posizioni.
esempio che è stato fatto proprio su quel deposito lì, questa è la topografia di questo deposito attuale, cioè questo è il vero deposito marziano come è fatto, e questo è quello simulato con il codice, è lo stesso in qui vediamo in 3D, questo è il deposito attuale, questo è quello simulato. Chiaramente dopo aver misurato io vado a modificare il mio modello del terreno eliminando il deposito per poi introdurlo, altrimenti lo andrei a sovrapporre, quindi faccio la mia misura, edito questo modello del terreno per cancellarlo, quindi riportare una situazione di velocità e mancanza di quel deposito, poi rimetto i miei sedimenti e vedo come si evolve, ma soprattutto la cosa più importante è quanto tempo ci mette. Come faccio ad avere un check su questo? Uso il volume, cioè le mie simulazioni vengono interrotte o comunque il punto di uscita che interessa a me è sapere quando in base a quegli input io ho riprodotto un delta con una morfologia sì comparabile ma che non deve essere proprio spiccicata, ma invece il parametro importante è il volume, cioè quello che io voglio ricostruire appunto il check per capire se io se quella simulazione è verosimile e leggere quindi il mio tempo di riferimento, e quando a partire dal caso reale che è questo, mi muovo il mio deposito, inizio a buttare dentro materiale in base agli input che ho determinato dai canali ultimi che vedo, e mi sto occupando il deposito che io ho proprio nella valle del bacino che era il mio palo lago, è uguale a quello che ho misurato. Facendo così ho un'indicazione sul tempo e quindi posso iniziare a capire se si è formato in giorni, in anni, decine di anni, centinaia di anni o migliaia di anni. Fatto statisticamente per tutti i depositi mi dovrebbe portare quindi a capire innanzitutto le condizioni al contorno per la deposizione e la formazione di questi depositi, se la gravità ha un effetto facendo la comparazione con la Terra, quindi i tempi di formazione, questo ha le implicazioni più importanti dal punto di vista climatico, potenzialmente astrobiologico, e quindi poi nel terzo task, una volta che io ricostruito le condizioni idrologiche, posso provare anche il codice di AeroTrend, una volta che io so che per formare quel delta ho bisogno di questi input fatti in questo modo, posso provare a derivare quegli input ipotizzando degli scenari climatici chiaramente compatibili con il tempo che avevo determinato. E questo è un esempio di un lavoro che purtroppo devo dire è uscito recentemente e che a me mi viene coinvolto solo come terzo, vabbè queste sono cose che succedono. Il secondo è il mio ex capo americano, praticamente io ho avuto l'interruzione nel 2010, è stata dovuta al fatto che io ero lì con, visto che siamo tra di noi, vi spiego un po' qual è stato appunto il mio passato, con Soft Money, e chiaramente da quando sono andato lo sapevo, io mi ho tempo un anno, un anno e mezzo per supportarti, poi devo iniziare a scrivere i tuoi progetti, scrissi un progetto NASA, dei vari programmi di NASA che fu valutato bene ma non ottimo, lì finanziano solo da ottimo a eccellente, e lui mi disse guarda se ti provi il prossimo anno secondo me portando queste correzioni la potrei fare, però poi in alcuni anni tornando in Italia eccetera eccetera, nel frattempo la sua studentessa questa Monica Oke si era un po' appropriata del mio lavoro e aveva iniziato a farlo, essendo gli sviluppatori del codice comunque in Colorado, ci ho dovuto combattere abbastanza anche solo per rimanere in questo autore, in questo paper, nonostante l'idea fosse mia e tutto quanto, il mio ex capo mi disse che le idee, proprio via mail, non, proprio per definizione, non hanno uno statuto di, come disse, non mi ricordo proprio la dicitura inglese, che per statuto non hanno una proprietà, capito? Questo voleva dire. Ma vabbè, comunque, questa studentessa ha iniziato a lavorare in un aspetto particolare, quindi non molto sull'architettura generale del complesso del progetto. Lei l'ho forzata, sono riuscita a mantenerla su un aspetto ben preciso, e cioè su come i sediment supply e la concentrazione dei sedimenti vanno a influire sul tempo.
frazioni sedimentali dove c'è una sola, eccetera, eccetera, e quel vantaggio che avevamo visto prima, i tempi di formazione sembrerebbero più lunghi di quelli in letteratura, che sono invece puramente calcolati e spesso con formulistica empirica che assume svariate costanti, probabilmente su Marte non sono applicabili. Quindi sembrerebbe che utilizzando questo codice degli input un po' più stringenti alla realtà sia una variazione anche fino a 8, un fattore 8 dei tempi di formazione a parità di volume. Ma la cosa molto più importante è che mentre gli altri modelli appunto vincolavano il trasporto dei sospesi, cioè di fatto non lo consideravano, avevano ulteriormente sottostimato quei tempi, secondo noi, perché praticamente se si considera questo trasporto sospeso si vede che larga parte appunto delle portate sedimentali non si fermano a linea di delta, ma vanno a disperdersi nel bacino. Quindi la loro assunzione di vincolarle a stare lì faceva raggiungere prima quel volume, per cui il tempo era minore. Invece introducendo questo parametro si vede appunto che i depositi vanno più in là della foce, e spiega anche un altro piccolo paradosso per cui nonostante ci siano vari bacini con valle che entra, cratere, lago e fiume in uscita, non si trovano in delta. Quindi probabilmente questo fattore qui ha un'importanza anche per spiegare la parziale mancanza o la parziale rarità di questi depositi. E forse la gravità ha un forte impatto su questo, perché pensandoci, una minore gravità forse fa sì che i depositi si depositino più difficilmente rispetto alla Terra. E quindi l'impatto scientifico che ci aspettiamo è appunto quello di capire qual è stato l'ammontare e la durata dell'acqua su Marte con le implicazioni che ha anche per il futuro in teoria dell'esplorazione del pianeta, perché se viene fuori che mettiamo un'indicazione, si converge in vari autori sul fatto che questi depositi possono essere catastrofici e quant'altro, allora basta a mandare lander in questi siti probabili paleolati, perché verosimilmente le condizioni per la vita non sono mai state. Quindi vabbè, come è strutturato il progetto, essenzialmente c'è un'unità di ricerca che è qui a Teramo, dove ci sono io e in teoria la disponibilità per avere un posto per un anno, e due unità di ricerca che purtroppo mi devo tenere, cioè il mio ex capo per motivi politici e quant'altro, perché mi dà appunto una base d'appoggio, con l'altra unità che è rappresentata più strettamente da gli sviluppatori, mantenitori e implementatori dei codici che io uso più o meno a scatola chiusa, diciamo, quindi devo avere per forza questo contatto, altrimenti non mi sento neanche sicuro sul risultato. E questo è un po' come avevo strutturato idealmente il progetto.
soprattutto, no? Se non ditelo, perché il mio interesse è anche ovviamente raccogliere da voi il più possibile in termini di minuti, anche di aiuto, non lo so, io cioè, posso avere pure problemi di vario tipo, ad esempio con il movimento soprattutto. Io ho una domanda da Riff e un commento. La domanda è, ma se succedesse che sulla Terra via l'acqua, io mi darei una spettroscopia
legati da un sistema planetario, globale, abbiamo un clima e tutto quanto. Ed è quello che io non escludo, però non favorisco, perché pure secondo me questi sistemi qui, io adesso sto coinvolgendo anche persone che lavorano molto sulla Terra e voglio iniziare insomma, a capire anche da loro che ne pensano. Le prime impressioni sono che appunto, come dici tu, guardando le scale, i volumi, le grandezze, ragionando nell'ottica terrestre, non puoi andare sotto i millenni per pensare a formare cose del genere, di 10 km cubi, fare 10 km cubi che era un livello che vedere, ho imparato. Sì, faccio un po' di domande sul momento proprio su una cosa di cui state parlando adesso, mi sembra di capire però, ma quello che abbiamo detto, che nuovi approcci come quelli che fare girare sulle macchine di Gunther potrebbero dimostrare che i sedimenti si vanno a depositare anche più lontano. Allora mi immagino uno scenario in cui ci possano essere delle zone sedimentarie non ancora riconosciute praticamente perché sono poco organizzate, no? Allora e di conseguenza posso immaginare uno scenario in cui, come accade sulla Terra, ci sono sedimenti che si formano in seguito ad eventi improvvisi, per esempio da noi arriva una perturbazione forte, scende giù il torrente, si porta un sacco di roba, quello in 2-3 giorni forma diciamo, il suo mucchietto di materiale, e roba invece molto più diciamo, più lunga sul tempo, quindi questa è una cosa di cui magari forse io non mi sono accorto, cioè la distribuzione anche dei tempi, sì, no, questo non l'ho detto, l'evoluzione di questa cosa, che potrebbe parlare sui tempi brevi di interventi occasionali, sui tempi lunghi di qualcosa di più stazionario, e di conseguenza la domanda che devo fare io, cioè è possibile arrivare a pensare se in passato ci sia stata una circolazione globale? No, quello sì, è stato supposto questo, cioè proprio uno degli end member dei modelli, diciamo, una pseudoterra, quindi il clima, quindi come dici tu, questi sistemi possono essere evoluti tipo una fiumara calda, quindi un portatelle così, e quindi per formare una fare non lo formi proprio, quindi come dici tu si disperde tutto perché le portate sono esigue, non c'è mai l'energia. Però oppure c'è capito, qualcosa di grosso, di lento, di poco, come dire, non con grande concentrazione, però su Marte, dato il gioco da flusso e gravità, diciamo, c'è una dinamica di formazione diversa da quella sulla Terra, abbiamo recitato che uno degli interventi può essere la gravità ridotta, e quindi anche su scale di tempo più lunghe, che sulla Terra accumulerebbe un sedimento ben più visibile, su Marte magari. Sì, al momento diciamo uno andava anche a cercare. Sì. E poi in definitiva, questa era un'altra domanda, la chiudo qui, che si rilancia magari alla missione americana rispetto a quella europea, cioè capire se ci sono state delle condizioni tali da consentire non tanto la presenza della vita passata su Marte quanto quella futura, cioè la colonizzazione di Marte e così via. Cioè in definitiva che prospettive ad alto livello ci sono che possono dire questi studi in questo senso, cioè l'acqua che fine ha fatto una volta magari c'era la circolazione atmosferica, è possibile vabbè di acqua ce ne sta sicuramente tanta nella crosta a una certa profondità come il ghiaccio, una profondità che diminuisce andando verso i poli, chiaramente all'equatore il massimo, e poi infatti Phoenix che è atterrato circa 60 gradi di latitudine, aveva un braccetto con una piccola pala, ha scavato pochissimi centimetri e ha trovato ghiaccio. Quindi cioè, l'acqua è finita nella crosta, è sparita nello spazio, si è fotodissociata nell'atmosfera che era rimasta e se n'è andata via. Questa è l'ipotesi più accreditata, è questa qui, che Marte sia stata una pseudoterra, che poi abbia perso l'acqua per migrazione della crosta e per soddisfazione
visto che non è ben chiaro proprio il succo del Mario, è in quanto tempo si forma e quindi le implicazioni per la vita, cioè per le ipotesi sulla vita, sulla il clima, l'evoluzione finale di Marte, e quindi contribuire un po' a capire meglio dove andare eventualmente a cercare cose interessanti. Che non è poco, secondo me, spero di riuscirci, perché cioè ripeto, su questo attualmente il range da 0 alla meno 6, insomma. Da 0 alla 6. Non lo so, poi... Sono altre domande?